Sarà la prima volta per i neo maggiorenni che potranno votare per il Senato della Repubblica. In precedenza si doveva raggiungere il 25esimo anno di età per esercitare questo voto. Una piccola rivoluzione per la tornata delle politiche, con i giovani che dai 18 ai 25 anni avranno quindi da affrontare sia il voto per il rinnovo delle cariche degli onorevoli per la Camera dei Deputati, sia per scegliere i senatori. Al di là di questa importante novità, vediamo in Campania e più nello specifico in provincia di Salerno e nell'Agro Nocerino Sarnese come sono stati organizzati i nuovi collegi. In totale nella nostra regione eleggeremo complessivamente 38 deputati e 18 senatori, questo perché con la nuova legge si è stabilita la riduzione di presenti alla Camera e al Senato. Se per la Camera i candidati nostrani sono racchiusi quasi completamente nel collegio di Scafati, per il Senato c'è una diversa ripartizione tra il collegio con quasi tutti i comuni di Salerno, tranne quelli di Scafati, Angri e Pagani, racchiusi nel collegio di Torre del Greco. Per il plurinominale c'è un'eccezione, con i candidati per la Camera dell'Agro che entrano nel collegio salernitano insieme a Scafati, Eboli ed Avellino. Per il Senato l'accorpamento è anche con Caserta, Benevento e Salerno. Insomma, molta confusione, poca conoscenza perfino dei candidati. Molti cittadini andranno alle urne quasi come se andassero alla corrida, cioè allo sbaraglio. Nonostante questa situazione non semplice per il corpo elettorale, ecco qualche informazione dettagliata sui vari collegi. Partiamo dal Senato, collegio uninominale Salerno. I candidati sono Antonio Iannone per il centrodestra, Anna Petrone per il centrosinistra, Luigi Cascello per Azione, Giovanni Golino per Italexit, Francesco Castiello per il Movimento 5 Stelle, Antonio Pirri per Noi di Centro e Lorenzo Forte per Unione Popolare. Per il plurinominale Campania 2, ecco i candidati per Forza Italia: Anna Maria Bernini, Francesco Silvestro, Giuliana Franciosa, Carmine De Angelis. Per Fratelli d'Italia: Giovanna Petrenga, Domenico Matera, Elena Scarlato e Giuseppe Fabbricatore. Per la Lega: Gianluca Cantalamessa, Elena Iaverone, Alberto Mignone, Elena Anna Gerardo. Noi moderati con Annalisa Iaccarino, Giuseppe Labrocca, Marianna Quaranta, Luigi Cerruti, Alleanza Verdi Sinistra, Amalio Santoro, Anna Maria Naddeo, Antonio Emilio Caggiano, Maria Pia Pasolino, per Impegno Civico Antonietta Margherita Ribuffoni, Gaetano Giudice, Ramona Mirella Ilau, Nicola Grimaldi, per il PD Susanna Camusso, Gianfranco Valiante, Eva Avossa, Andrea Boccagna, per Più Europa Bruno Gambardella, Drusilla De Nicola, Enzo Pastena, Valentina Cosimati, per Azione Stefania Modestino, Giuseppe Bebizzo, Rossella Sessa, Mimmo Gambacorta, Italexit con Nunzia Scliró, Nicola Massimo, Angela Nittolo, Luigi Malfetano, Movimento 5 Stelle con Stefano Patuanelli, Anna Bilotti, Francesco Castiello e Felicia Gaudiano, Noi di Centro con Gino Abate, Carmela Coppola, Pompillo Forgione, Maria Giroffi, Unione Popolare con Gabriella Luise, Massimiliano Tresca, Giulia Pedoto, Pio Antonio De Felice. Passiamo alla Camera dei Deputati. Grande attenzione sul collegio uninominale 05 Scafati, costituito da 26 comuni della provincia di Salerno, in particolare dell'Agro e della Costiera Amalfitana. I candidati sono Stefania Giannattasio per Vita, per Unione Popolare con De Magistris Erminia Maiorino, per il centro-sinistra che comprende Alleanza Verdi Sinistra, PD Impegno Civico, Più Europa con Emma Bonino, ci sarà Paola Lanzara, per Mastella Noi di Centro Vincenzo Trezza, per Italexit per l'Italia con Paragone Francesco Metropoli, per il Movimento 5 Stelle Virginia Villani, il Partito Animalista propone Pasquale Sorrentino, Calenda Azione Italia Viva in Mazzigna, Italia Sovrana e Popolare Mario Sommella, il centro-destra che comprende Lega, Noi Moderati, Fratelli d'Italia e Forza Italia, Maria Immacolata Vietri. Gli altri candidati sono suddivisi per l'uninominale nel collegio 6 Salerno, che comprende tra gli altri anche Mercato San Severino, Cava dei Tirreni, Fisciano e Bracigliano. I candidati del Basso Salernitano invece sono racchiusi nel collegio uninominale 7 Eboli. Ci sono poi i collegi plurinominali, in particolare quello della circoscrizione Campania 2 relativo alle province accorpate di Salerno e Avellino.